Le tentazioni, cari fratelli, sono in qualche modo una radiografia della nostra anima, sono un'istantanea del nostro cuore e ci permettono così di in qualche modo comprendere i nostri punti deboli, le nostre fragilità, i nostri attaccamenti, in che stato si trova il nostro cuore. E il Signore Gesù, che ha condiviso la nostra debolezza umana, ha voluto anche lui affrontare le tentazioni. In qualche modo è disceso agli inferi di questo mondo, mondo ferito dal peccato, e ha colmato questo vuoto con la sua presenza d'amore. Dunque, riflettere sulle tentazioni ci può aiutare, in modo particolare queste tre che sono state proclamate, proprio ci aiuta a capire con attenzione qual è il nostro modo di relazionarci con Dio. E così con voi brevemente vorrei pensare e parlare di queste tre tentazioni. In primo luogo abbiamo sentito la famosa tentazione attraverso la quale il demonio chiede a Gesù di trasformare le pietre in pane. Ecco, la prima tentazione possiamo dire che è quella del materialismo e rappresenta quindi la seduzione perenne, anche all'interno forse della Chiesa, di anteporre il materiale allo spirituale, il fare all'essere. In che cosa si traduce quindi in concreto nella nostra vita? Beh, si traduce nell'attivismo, in un'importanza esagerata che diamo all'organizzazione, al fare, al cercare di farci giustizia da soli. Quanti di noi a volte vogliono dare il pane al nostro prossimo e poi invece ci rendiamo conto che siamo capaci di dare solo pietre? Proprio perché dobbiamo ricordare che chi non dà Dio al suo prossimo dà veramente troppo poco. Dobbiamo dare Dio al prossimo. E poi perché ci dimentichiamo un'altra cosa fondamentale, che la vera giustizia deriva solamente da Dio. Solamente se mettiamo Dio al primo posto, allora poi può scaturire il giusto ordine delle cose. Quindi la prima tentazione, quella del materialismo, in definitiva, ci ricorda che dobbiamo sempre chiedere al Signore il dono della verità e della giustizia. La seconda tentazione, invece, è ancora più forte in qualche modo, perché è quella che ci spinge a strumentalizzare Dio. Infatti, il demonio chiede, usando o interpretando come vuole la parola di Dio, chiede al Signore di gettarsi e appunto farsi raccogliere dai suoi angeli. La strumentalizzazione di Dio. In qualche modo anche noi a volte possiamo cadere in questa tentazione, perché siamo tentati di piegare la parola del Signore che ascoltiamo ogni giorno al nostro volere, ai nostri capricci, ai nostri desideri. In qualche modo Dio viene così cosificato, diventa una cosa, diviene oggetto di esperimento, ma facendo così Dio non è più Dio, risulta superfluo per la nostra vita, perché non gli viene lasciato in qualche modo quello spazio per agire, quello spazio per muoversi in maniera libera, sovrana, come fa Dio e come deve fare Dio. Dunque strumentalizzare Dio. E la terza tentazione, la più subdola, quella del potere, è la via del potere. Il demonio mostra a Gesù il potere, la gloria umana, lo splendore e della ricchezza umana, della forza umana. E in qualche modo qui è in gioco forse l'elemento più importante della nostra fede, cioè il concetto di salvezza. Il demonio appunto vuole prospettare una salvezza che sia fondata solo sulla capacità umana, sulla gloria umana, sul potere umano. Questa però non è la salvezza che ci ha portato il Signore Gesù, lo sappiamo, è tutto diverso. Però ci possiamo domandare che cosa ha portato allora Gesù? Che salvezza ci dona se non è questa che il demonio ci prospetta? Perché, lo vediamo tutti, anche dopo la venuta di Gesù le difficoltà sono rimaste. La morte, la sofferenza, la guerra, le divisioni, i problemi continuano a esserci dopo 2000 anni. Dunque, che cosa ha portato Gesù? Che salvezza ha portato? Beh, Gesù non ha portato altro che Dio. Ci ha mostrato il vero volto di Dio. Ci ha mostrato il volto del Padre. Si è fatto via per entrare in comunione e in comunione d'amore con la Trinità, che è comunione d'amore. Forse per noi che abbiamo il cuore duro come le pietre,
Il fatto che Gesù ci abbia mostrato il volto di Dio, che ci abbia portato la salvezza, che è questo, ci sembra molto poco. Noi vorremmo una salvezza efficace, fin da subito. Eppure, questo è proprio quello che ci manca. Quindi queste tentazioni e le tentazioni nella nostra vita non sono mai una condanna, sono un momento importante, un momento di grazia, di crescita, per riorganizzare la nostra vita intorno a Dio e a partire da Lui. E poi, anche quando noi pensiamo al termine tentazioni, sempre pensiamo qualcosa di negativo. Subito ci viene alla mente siamo tentati per fare qualcosa di male. Però se in qualche modo vogliamo forzare anche il termine, possiamo anche ricordarci che noi ogni giorno abbiamo tante tentazioni, cioè tante spinte a compiere il bene. Ascoltiamo la parola di Dio, riceviamo i sacramenti, vediamo tanti begli esempi intorno a noi, la vita dei santi, la vita di San Domenico. In qualche modo siamo molto più tentati nel fare il bene, eppure il male tante volte ci vince. Ecco allora che questo insegnamento che il Signore ci lascia affrontando le tentazioni ci vuole innanzitutto e in definitiva convincere che è più importante per la nostra vita non scoraggiarci davanti alle tentazioni, ma sfruttare questo momento per deciderci per il bene. Siamo chiamati così alla santità, siamo chiamati a vincere la tentazione, queste tentazioni che continuamente fanno capolino nella nostra vita, ma sappiamo appunto che non siamo soli. Se mettiamo Dio al centro, allora non cadremo in queste tentazioni, nel materialismo, nella strumentalizzazione di Dio, nel potere, e potremo davvero essere testimoni credibili del Vangelo e della salvezza che Gesù ha portato.